Buongiorno mister, consueta la conferenza stampa prepartita, Catanzaro Monopoli, giro le domande dei colleghi, iniziamo con Domenico Di Carlo di Canale 7, mister buongiorno, ci fa il bollettino assenti o dubbi, il Catanzaro non è una squadra alta come impostazione tattica, non prende gol da 3 partite e mezzo quasi, che tipo di partite si aspetta? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, abbiamo ancora in fase di recupero, quindi assente Amlili, che però sta abbreviando i tempi, quindi speriamo la prossima settimana possa rientrare in gruppo, eventualmente sarà quella successiva. E Baraglia, che comunque ha iniziato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, e questi sono gli assenti oltre chiaramente a Borrelli. Per quanto riguarda la partita, sì, è un dato di fatto che ha la miglior difesa del girone, 4 gol subiti, e quindi è una squadra che sa difendere ma al contempo è molto pericolosa davanti. Quindi la nostra bravura sarà quella di avere il giusto equilibrio tattico ma anche il giusto coraggio quando entreremo nella fase di possesso, perché passare giustamente per difensivisti è quando non si riesce, quando si va in possesso palla a imbastire delle azioni pericolose. Quindi noi dobbiamo essere bravi a fare una fase difensiva attenta, equilibrata, possibilmente anche con un baricentro leggermente più alto, però poi dopo il vero miglioramento sta nella gestione del possesso palla. Quindi se saremo bravi anche lì, allora anche la pressione eventuale del Catanzaro potrebbe essere un po' più leggera. Sta di fatto però che affrontiamo una squadra che è in salute, che arriva da 4 vittorie consecutive, ma che ha inanellato più risultati utili consecutivi, è in salute e in fiducia, sta acquistando anche una grande autostima in virtù del fatto che si è ridotto un po' il vantaggio del Bari nei suoi confronti, e la partita dopo la nostra sarà lo scontro diretto. Quindi mi aspetto una squadra che voglia provare a vincerla proprio perché sta attraversando un grande momento, ma è inevitabile perché è una delle squadre candidate alla lotta per il vertice. Filippo Rattiglia, Sport 61, mister buongiorno. Il Catanzaro è tra le principali iniziative per il salto in B. Questo pone il Monopoli in condizioni di avere un atteggiamento guardingo, curando maggiormente la fase difensiva per provare a muovere la classifica, oppure in ogni modo può assumere un atteggiamento sbalazzino di qui? Di chi vuole giocarsela pur conscio di avere di fronte una corazzata? Beh, allora, l'obiettivo appunto è quello che ho detto in precedenza, possibilmente di non farci schiacciare, perché se ci abbassiamo molte volte non è una nostra scelta, ma è una condizione che è dettata dalla qualità degli avversari, perché a priori nessuno, me compreso, così come i ragazzi, ha voglia di fare una partita prettamente difensiva e è basata esclusivamente sul non prendere gol. Noi vogliamo anche costruire, avremo nella mentalità quella di farlo, a volte ci riusciamo, a volte no, ma io credo che in questo momento è una squadra che ha del potenziale ancora inespresso la nostra sotto certi punti di vista, e per cui lavoriamo duramente in settimana per acquisire quelle mancanze che il campo in questo momento dice di avere. Ma a priori non si va sicuramente per difenderci solo ed esclusivamente. Chiaramente poi essere sbarazzini o dipenderà anche dalla capacità della gestione della palla. Flavio Insalata, Corriere dello Sport, mister buongiorno. In difesa ci sono fortunatamente problemi di abbondanza. Ci fa il punto delle condizioni di Fornasia e Mercadante in Bizzotto Arena? È dura decidere chi far restare fuori adesso. Molto dura, è un problema che accolgo con piacere. Chiaramente l'indiziato a dover stare fuori avrà sicuramente un aspetto negativo, no? da gestire, però è inevitabile che quando ci sono giocatori che possono entrare in campo dall'inizio con la stessa qualità, devono anche essere consci che, ed è un fattore positivo sotto molti aspetti, non ultimo quello di una sana competitività durante la settimana per guadagnarsi il posto. Poi c'è il contraccolpo psicologico, ma conoscendo i ragazzi so che l'incazzatura c'è ed è normale, ma sarà trasformata in benzina utile per reagire e dimostrare all'allenatore di aver sbagliato. E quindi questa è garanzia di innalzamento della qualità difensiva.
I ragionamenti che si possono fare sono tanti, sicuramente dal fatto che veniamo da una vittoria e potremmo anche decidere di tenere la stessa linea difensiva, oppure dare il riposo magari a Fournasier semplicemente solo perché arriva da una lunga inattività e probabilmente due partite consecutive nel giro di 3 giorni mi fa pensare che potrebbe andare incontro a dei rischi di infortunio. Ecco, questi sono i punti da valutare e scegliere per il bene della squadra.